Siete pronti per un viaggio fuori dal normale? È un velivolo che dà un altro senso alla parola aereo. Uno dei più grandi al mondo, il Galaxy C5. Lungo quasi quanto un campo da calcio, alto più di 6 piani, questo aereo è un vero gigante. Ma può volare. È l'asso nella manica dell'esercito per trasportare grandi cose a grande distanza in fretta e furia. Andiamo a conoscere più da vicino questo imponente aeroplano. Porterà più di 50 tonnellate di attrezzature in Iraq. Questa consegna metterà a dura prova la forza e la resistenza del mega aereo, che ci mostrerà come riesce a trasportare i suoi colossali carichi, dimostrando di possedere tutte le qualità di un campione. Base militare di Dover, nel Delaware. Ogni anno più di 90.000 tonnellate di materiale transitano da qui, dirette alle truppe americane all'estero. Il modo più rapido per farle arrivare? L'aereo, ma non un aereo qualunque. Dover ospita una flotta di eccezionali trasportatori, i giganteschi Galaxy C5. Il C5 fa sembrare piccolo ogni altro aereo cargo. Questa è una Jeep. Questo è un normale jet. E questo invece è il C5. È lungo oltre 70 metri, più della distanza coperta dal primo volo dei fratelli Wright. Quando decolla è incredibile, il rumore più assordante che abbia mai sentito. È più alto di una casa di 6 piani e può trasportare il quadruplo di un normale aereo. A Dover ci sono in tutto 32 C5 e sono sempre in movimento. Oggi uno di loro ha ricevuto un incarico importante. Deve far arrivare più di 50 tonnellate di equipaggiamento in Iraq, prendere un nuovo carico e tornare indietro. Una missione di oltre 21.000 km, lunga più di 29 ore. La spedizione è urgente. Si tratta di blindature aggiuntive per i mezzi di trasporto delle truppe americane in Iraq. Sono fondamentali per la sicurezza dei soldati. Ma non è tutto quello che il mega aereo può trasportare. Il C5 può imbarcare due plotoni completamente equipaggiati e portarli all'istante in qualsiasi parte del mondo. Nel prosieguo delle operazioni può anche rifornire alle truppe di tutto ciò di cui possono aver bisogno. Dai camion, ai carri armati, agli elicotteri. Questo peso massimo è stato progettato per le missioni più dure. Ha un incredibile raggio d'azione. Rifornendosi in volo, il C5 può arrivare sino in Iraq senza nessuno scalo intermedio. Più di 10.000 km. Le sue modalità di carico gli permettono di trasportare anche cose molto ingombranti. C'è da imbarcare una Jeep? La struttura di questo imponente velivolo può trasformarlo in pochi minuti in una grande autorimessa.
Il muso e la coda si aprono e il gigante si inginocchia, scendendo a un metro da terra. Una rampa si abbassa e il veicolo entra direttamente. Ma è lo spazio di carico a fare del C5 un vero gigante del cielo. Possono entrarci più di 1000 metri cubi di attrezzature. Lo spazio è diviso in due piani. In fondo al ponte superiore ci sono 73 posti a sedere. Nell'altra metà gli ambienti riservati all'equipaggio, compresi cucina, cuccette e cabina di pilotaggio. Il ponte inferiore è appositamente concepito per il trasporto. Può ospitare 14 Jeep Humvee, 7 elicotteri Huey o 2 carri armati Abrams. È così grande che sembra impossibile che possa decollare. Eppure succede 10-20 volte al giorno. È semplicemente incredibile. Questo mega aereo nacque in seguito all'espansione del ruolo internazionale degli Stati Uniti. La Seconda Guerra Mondiale aveva dimostrato l'importanza strategica del mezzo aereo. Poter trasportare truppe e rifornimenti via aria costituiva un vantaggio decisivo. Più grande era l'aereo, più cose si potevano trasportare. E l'America ne voleva uno grandissimo per le sempre più numerose missioni all'estero. Negli anni 60 iniziarono a lavorare a un progetto molto audace. Un aereo capace di trasportare dozzine di soldati, tonnellate di materiale e di essere rifornito in volo. Ma molti pensavano che non sarebbe mai riuscito a decollare. Per far volare un mezzo così grande, i progettisti dovevano superare due grossi ostacoli. Primo, dargli una potenza sufficiente a farlo staccare da terra. Secondo, dotarlo di una struttura capace di sopportare carichi particolarmente pesanti. Dopo anni si arrivò a un motore abbastanza potente, ma la struttura restava un problema. Le ali erano troppo sollecitate. Dopo voli molto lunghi si aprivano delle crepe. Vennero allora realizzate delle nuove ali rinforzate. Ma come si sarebbe comportato quel gigante alato in battaglia? Il suo esordio avvenne in Vietnam. Il C-5 riuscì a trasbordare soldati, jeep e perfino carri armati oltre le linee nemiche. Nella prima guerra del Golfo, il superaereo diventò famoso per la sua incredibile capacità di carico. In sole 3 settimane vennero trasportate al fronte più di 1000 tonnellate di equipaggiamento. Il C-5 ha rivoluzionato il campo del trasporto militare, ma le sue missioni non sempre sono dei successi. 2 Galaxy sono andati distrutti in operazioni militari e nel 2004 un altro si è salvato a stento dopo essere stato colpito da un missile in Iraq. Anche questa missione esporrà l'aereo al rischio più estremo. Deve consegnare il suo pesante carico di blindature nella più pericolosa zona di guerra del Medio Oriente. I ribelli attaccano di frequente gli aerei con razzi terra-aria e lanciagranate. L'enorme apparecchio dovrà essere pronto a difendersi da ogni attacco nemico, sfoderando il meglio delle sue capacità. Per questa missione in Iraq, al Galaxy è stato affidato un colossale carico di 54 tonnellate, l'equivalente di 10 lunghi caravan. L'altro grande aereo da trasporto militare, il C-17, dovrebbe fare 2 viaggi per trasportare lo stesso quantitativo. Il Galaxy dovrà essere in perfetta forma per sollevare un peso simile.
Come ogni campione, il megaereo ha un'equipe di preparatori, un esercito di uomini e donne che lo ricopre di attenzione. È un lavoro incessante. Mediamente ogni C5 ha bisogno di 16 ore di manutenzione per ogni ora di volo. Tutto si svolge qui, all'Isodoc. Al cospetto dell'enorme aereo, la squadra manutenzione sembra un esercito di formiche. Per il C5, il segreto dell'eterna giovinezza è la continua manutenzione. Qui si testa ogni congegno e componente, dal più grande al più piccolo. Ma tra tutti, nessuno riceve tante attenzioni quanto i giganteschi reattori, i turboventola TF-39. Sono loro a far prendere il volo al megaereo. Il Galaxy sembra sfidare le leggi della fisica ogni volta che decolla. Sono quattro i fattori che agiscono sull'aereo: spinta, resistenza, portanza e peso. La spinta è la potenza prodotta dai motori. La resistenza è la forza che il velivolo oppone all'aria. Il peso che lo spinge in basso corrisponde al peso totale del C5, circa 500 tonnellate. La portanza, la spinta verso l'alto, è prodotta dall'azione dell'aria sulle ali. Mentre l'aria passa sulla superficie e curva delle ali, la velocità aumenta. Questo riduce la pressione sopra le ali. Essendoci più pressione sotto e meno sopra, l'aereo riesce a sollevarsi e a decollare. Quando la forza della portanza pareggia quella del peso, si comincia a volare. Il C5 possiede però più peso e resistenza aerodinamica di ogni altro aereo. La soluzione? 30 metri di apertura alare per aumentare al massimo la portanza. E non solo, anche motori superpotenti, capaci di far alzare da terra un tale gigante. Ogni motore è lungo quasi 9 metri e ha un diametro di 2. È più grande di un furgone. La grande cavità frontale è l'entrata dell'aria. La parte più stretta è il compressore. Subito dietro c'è la turbina. La parte finale in fondo è lo scarico. Il mega reattore è un sistema complesso, ma il suo funzionamento è abbastanza semplice. Trasforma l'aria in energia in quattro fasi. Prima aspira l'aria. L'aspiratore la ingoia a grandi boccate. Poi la schiaccia. Il compressore comprime l'aria ad altissima pressione. Da qui l'aria pressurizzata passa davanti alla turbina dove avviene la terza fase, lo scoppio. Qui aria e carburante si mescolano e bruciano creando potenza. In questo caso oltre 19.000 kg di spinta. Infine l'ultima fase, il getto d'aria. La turbina cioè scarica il gas esausto e spinge l'aereo in avanti. Quando i quattro supermotori lavorano insieme, producono una spinta tale che l'aereo riesce a far decollare le sue quasi 500 tonnellate di peso. È come far alzare da terra 5 Space Shuttle, tutti insieme. Per volare in tutta sicurezza, i motori del Galaxy devono funzionare perfettamente, altrimenti l'aereo rischierebbe di precipitare. Al minimo segno di problema, il turboreattore viene staccato e portato qui, all'officina motori. Un'esperta squadra di meccanici provvede a smontarlo. Il rivestimento viene rimosso e si scopre il suo nucleo interno. Gran parte dei danni sono causati da corpi estranei e detriti di ogni tipo. Un oggetto grande come un tappo di bottiglia
può danneggiare gravemente il turboventola se viene risucchiato dall'enorme aspiratore. I tecnici passano al setaccio il motore, alla ricerca di ogni possibile difetto. Utilizzano un particolare strumento ottico, chiamato boloscopio, per osservare l'interno della turbina. L'apparecchio riesce di solito a rilevare le parti difettose, ma se non scopre nulla, i meccanici passano a smontare il motore fino ai più piccoli componenti. E dopo aver dato un'occhiata a tutto, lo riassemblano. Un lavoro che può durare dei mesi. Se un aereo ha bisogno di un nuovo motore, lo si preleva da uno stock di parti di ricambio già collaudate. Ma installarlo richiede parecchia forza. Sono in 6 a spingerlo. E guai se qualcuno scivolasse. Il turboreattore pesa 3.500 kg. Se urtasse da qualche parte, potrebbe cadere e schiacciare ogni cosa o persona che si trovasse davanti. Gli operai sollevano faticosamente il motore. Lo collocano al suo posto sotto l'ala, agganciandolo a un enorme supporto. Incredibilmente, il reattore rimane appeso, fissato solo da qualche bullone. Un dato davanti e 2 perni dietro. Dietro è solo agganciato. L'unico punto di tenuta sono i 2 perni. Altri meccanici provvedono a collegarlo ai vari impianti. Idraulico, elettronico e di carburazione, che interagiscono nel motore. Finalmente, il gigantesco velivolo viene restituito alla base. Ora dovrebbe essere pronto per operare in zona di guerra, ma c'è un'altra prova per il suo equipaggio. Raddrizza, raddrizza! Caricarlo con varie tonnellate di materiale, sia qui che in Iraq. Se il peso è mal ripartito, il C5 potrebbe precipitare in fase di decollo. Dovranno dimostrare di conoscere bene il loro mestiere. Alla base di Dover, nel Delaware, addestrarsi alle situazioni di combattimento fa parte dell'attività quotidiana. L'equipaggio del C5 deve saper proteggere l'aereo in ogni contesto. In Iraq, il Galaxy sarà molto vulnerabile durante la sosta in aeroporto. La base è in una zona calda. Il suo nome è Balad, ma per i soldati è Mortaritabil, la città dei mortai. Qui i ribelli lanciano razzi quasi tutti i giorni. Quindi, più in fretta il Galaxy riuscirà a scaricare e caricare, più presto potrà decollare e tornare al sicuro. L'equipaggio conosce il piano d'azione. Dovranno scaricare piastre blindate per la protezione dei veicoli. Ma non sanno assolutamente che tipo di carico li aspetta in Iraq. In zona di combattimento, le priorità di trasporto cambiano di ora in ora. Dovranno essere pronti a imbarcare qualsiasi cosa e a farlo in fretta. E come se non bastasse, devono anche pensare alla giusta disposizione del carico, in modo che sia perfettamente bilanciato. Basterebbe mettere troppo peso in una sola sezione e il C5 potrebbe schiantarsi in fase di decollo. Non sapendo cosa dovrà caricare a Balad, l'equipaggio si affiderà a un collaudato metodo di bilanciamento. Considerare l'aereo come una gigantesca altalena, con le 2 ali nel centro. La stiva dell'aereo è l'asse. Proprio come per un'altalena, i pesi più leggeri alle estremità possono essere bilanciati da quelli più pesanti collocati vicino al centro. Il perfetto equilibrio è chiamato momento, quello in cui l'enorme altalena resta in orizzontale. In tutte le missioni l'equipaggio segue uno schema chiamato sequenza di carico, che specifica dove collocare ogni singolo materiale in modo da non squilibrare l'aereo. In Iraq dovranno riuscire a eseguire la sequenza con la rapidità di una squadra meccanici di Formula 1. Ma per loro fortuna lavoreranno con un campione mondiale del trasporto.
La robusta mole del C5 è concepita per imbarcare montagne di attrezzatura con la massima precisione. La stiva è divisa in due fiancate parallele. Ognuna ha 18 piazzole, chiamate postazioni, dove un carico può essere stivato. Ogni carico arriva di solito su dei bancali che hanno le stesse dimensioni delle postazioni. Il pavimento della stiva è dotato di provvidenziali guide a rolli, che permettono di far scorrere i bancali fino alla postazione assegnata. Per scaricare si fa lo stesso, ma ovviamente all'inverso. Se la squadra segue correttamente la sequenza di carico, non c'è attrezzatura o mezzo dell'esercito americano che non possa essere imbarcato sul C5. Possiamo caricare 2 o 3 carri armati, imbarcazioni, aerei, possiamo trasportare di tutto. Il caricamento è un'operazione delicata, ma è solo una delle sfide per chi lavora con il megaereo. Per far volare un velivolo grande quanto un capannone, ci vogliono i migliori piloti del mondo e devono tenersi sempre in allenamento. La maggior parte dei piloti si allena qui, nel simulatore di volo. Fuori, dei grandi cilindri sollevano, abbassano, scuotono e fanno ondeggiare la macchina per simulare tutte le condizioni in cui potrebbe trovarsi un pilota. E dentro? Beh, dentro c'è il videogioco più emozionante del mondo. Leve, pulsanti e interruttori sono esattamente gli stessi che si trovano sul Galaxy. E tutti danno la sensazione di pilotare davvero il mega aereo. Volete vedere come si fa una virata con 67 metri di apertura alare? O come atterra un aereo da 500 tonnellate se la cabina del pilota è a 6 piani di altezza dal suolo? I piloti si allenano a fronteggiare venti tempestosi, neve e anche attacchi missilistici, senza rischiare di precipitare o di essere uccisi. Il simulatore costa 30 milioni di dollari, che a fronte dei 150 milioni del C5 rendono quasi un affare questo sistema di addestramento. Ma poiché più addestramento vuol dire più sicurezza, questa macchina non ha prezzo. Ci sono però cose per le quali si può fare pratica solo sul posto. Tra tutte le manovre studiate dai piloti, la più impegnativa e pericolosa è il rifornimento in volo. È la parte più difficile della missione in Iraq, più terrorizzante perfino di un atterraggio in zona di guerra. Nessun C5 è mai andato perso a causa di errori nel rifornimento in volo, ma il rischio di collisione è altissimo. Per essere rifornito in aria, questo aereo alto 6 piani e lungo 75 metri deve arrivare a circa 4 metri dall'aereo cisterna, mentre vola a 700 km orari. Il rifornimento avviene tramite un tubo, la cosiddetta asta, che fuoriesce dall'aereo cisterna. Nell'aereo cisterna, l'addetto al rifornimento segue l'operazione da una finestra posta sotto la fusoliera, aspettando il momento di allungare il tubo. Il C5 deve avvicinarsi, ma non troppo. Mentre volano, i due aerei spingono via l'aria dalle fusoliere, creando un effetto chiamato wind shear. Accade per tutti gli aerei, ma nessun velivolo dell'aviazione americana produce un wind shear come quello del C5. L'aereo cisterna viene investito come da un'invisibile onda. A quasi 10 metri cominciamo a sentire l'onda di prua, come una corrente che parte dal loro muso e spinge il nostro aereo dal basso. Quando sono a 6 metri, la forza della corrente è al massimo. Quando i due aerei sono a circa 10 metri, l'operatore distende l'asta.
Anche i più esperti passano dei brutti momenti mentre tentano di centrare il bocchettone sopra la cabina del C5. La rischiosa manovra prosegue fino alla riuscita. Il C5 non può restare a secco. Finalmente. Anche questo rifornimento è riuscito. Ma sul volo diretto in Iraq l'operazione sarà più difficile. I due aerei si incontreranno tra le tempestose correnti d'aria dell'Atlantico e il rifornimento avverrà in piena notte. L'equipaggio di questo incredibile aereo dovrà dimostrare di possedere una grande padronanza del mezzo. E non c'è prova più dura di un rifornimento in volo e di una consegna in piena zona di guerra in Iraq. Dopo un'intensa preparazione, alla base di Dover, nel Delaware, è giunta l'ora della partenza. L'imponente C5 è pronto a far vedere cosa lo rende uno dei migliori aerei da trasporto del mondo. Ma come per qualunque grande macchina, il successo dipende dal suo equipaggio. Oggi ad essere sotto pressione è l'esperto pilota Rusty Gunn. Gunn ha l'incarico di portare questo gigantesco aeroplano dagli Stati Uniti in Iraq e di farlo tornare tutto intero. Ma prima l'aereo deve fare scalo a Charleston, in South Carolina, per prendere il suo carico. Decollare vuoto dall'aeroporto di Dover è facile, ma la prossima volta che l'aereo lascerà il suolo sarà quasi al suo massimo peso, diretto a oltre 10.000 km di distanza, per un totale di 13 ore di volo. L'aereo e tutto l'equipaggio dovranno operare dando il meglio di loro stessi. Circa un'ora dopo aver lasciato Dover, l'enorme velivolo si avvicina alla destinazione. Charleston, South Carolina, è già in vista. Il mega aereo comincia la sua discesa. In zona di combattimento il C5 deve spesso atterrare senza contatto radio per motivi di sicurezza. L'aereo ha un sistema di navigazione inerziale per mantenere autonomamente la rotta. Stiamo arrivando. Ma questa volta non ci sono problemi di sicurezza. Qui controllo, abbiamo un C5 in arrivo. Il C5 riceve istruzioni da terra. È un momento delicato. In realtà la sua possente struttura rende l'apparecchio più esposto ai danneggiamenti. Un aereo di 220 tonnellate ha bisogno di molta ammortizzazione quando tocca terra. Per assorbire il violento impatto, il C5 è dotato di 28 pneumatici giganteschi. Misurano più di un metro di altezza e mezzo metro di larghezza. Gli pneumatici durano solo per pochi atterraggi, poi diventano inutilizzabili. Atterrato. Spoilers. Tutto a posto. La squadra di carico si prepara ad accoglierlo. Fermo a sinistra. Fermo al centro. È un parcheggio da rockstar. Spostare 50 tonnellate di carico è un grosso lavoro e sono tutti impegnati. Sul C5 saranno caricati 17 sistemi di blindatura, una spedizione che avvicinerà l'aereo alla sua massima capacità di carico. In Iraq i soldati salderanno le piastre in Kevlar sui loro veicoli per proteggerli dalle granate dei lanciarazzi. Il responsabile del carico, Bob Devine, deve controllare che siano bene imballate.
gli avieri dispongono le grandi casse di piastre secondo la sequenza prevista. Devine si assicura che i bancali siano sistemati correttamente. Tutto procede senza problemi. Devine può solo sperare che il carico in Iraq, qualunque esso sia, sia altrettanto maneggevole. Adesso tutto ciò che il C5 deve fare è arrivare in Iraq. Ma prima deve decollare. Ogni decollo ha la sua strategia. Siete pronti lì dietro? I piloti devono tenere presenti il peso dell'aereo e la lunghezza della pista. Per staccarsi da terra, il C5 deve raggiungere una velocità di 225 km orari. Ovviamente, per un aereo pesante come questo, ci vuole più tempo per prendere velocità. Ma la pista della base di Charleston è lunga solo 2,5 km, un terzo in meno di quella di Dover. Per questo motivo il C5 dovrà partire più veloce se non vuole finire oltre la pista. E qui entra in gioco l'esperienza dell'equipaggio. I piloti hanno un loro sistema per raggiungere la velocità richiesta. È come nelle gare di accelerazione. Per alleggerire l'aereo, i serbatoi del carburante sono riempiti a metà. Ora i piloti fanno salire di giri i motori. Aspettano il momento in cui ogni turboreattore raggiungerà la massima potenza. Adesso sono al culmine. I piloti lasciano il freno. 5, 4, 3, 2, 1. Il C5 parte come un razzo, con tutti i suoi 76.000 kg di spinta. E alla fine decolla. Ce l'hanno fatta. Ma la difficile missione è appena iniziata. Presto questo peso massimo avrà bisogno di altro carburante. È previsto un rifornimento in viaggio. Circa un'ora dopo essere entrati sull'Atlantico, i piloti avvistano il sospirato aereo cisterna. Nella cabina di pilotaggio del C5, il motorista si prepara a gestire l'entrata del carburante. Proprio come il carico, il combustibile deve essere versato nei 12 serbatoi, tenendo conto del peso. Se il motorista non riequilibrasse continuamente i serbatoi, il C5 potrebbe sbandare e urtare l'aereo cisterna. Anche il pilota deve fare la sua parte. Deve mantenere l'aereo dritto e stabile, prima e durante la manovra, altrimenti l'asta potrebbe staccarsi e disperdere il prezioso contenuto. Rusty Gunn cerca di allineare il C5 all'aerocisterna, seguendo le luci sotto la sua fusoliera. Ma non è facile. Il mega aereo sobbalza come se fosse in mezzo a una corrente impetuosa. Nel buio sopra il C5, l'addetto al rifornimento decide di cogliere l'occasione e fa allungare l'asta. La danza dei due aerei prosegue per alcuni lunghi minuti. Il tubo batte contro il tetto della cabina di pilotaggio, ma non c'entra la valvola.
Ma poi il rumore dell'asta che colpisce il bersaglio. Collegato. Bel colpo. L'impresa però non è affatto terminata. Ora devono restare in posizione per 15 minuti mentre il C5 si rifornisce. Il motorista di bordo lavora per incanalare il fiume di carburante che si riversa nel megaereo. L'aereo carica il carburante al ritmo di 33 quintali al minuto. L'asta si è staccata. Finalmente i serbatoi sono tutti riempiti e l'aerocisterna può ritirare il tubo. L'asta è libera. Va benissimo. Siamo molto grati per stanotte. Ora siete tra i nostri fornitori. Ma c'è una lunga notte davanti e l'Iraq è ancora a un giorno di distanza. Il sole sta sorgendo sul Medio Oriente. Il C5 è a meno di un'ora da Balad. È la principale base aerea americana in Iraq, in cui arriva la gran parte dei rifornimenti. Il mega aereo comincia i preparativi per l'atterraggio. Presto sarà nel raggio d'azione dei razzi terrari. Ogni membro dell'equipaggio si prepara mentalmente al pericolo. Metto la foto per ricordare a me stesso perché faccio tutto questo. Da qui in poi l'equipaggio si affida al sistema di navigazione inerziale. Terranno al minimo le comunicazioni radio per ridurre il rischio di attacchi. Per un nemico non esiste bersaglio aereo più grande di un C5 in avvicinamento. Nel gennaio del 2004 un Galaxy in partenza dall'aeroporto di Baghdad fu colpito da un lanciagranate mentre era sulla pista. Ma quanto ad attacchi, Balad è perfino più pericolosa di Baghdad. Il G5 possiede dei sistemi di difesa, ma sono top secret. Ciò che più conta è riuscire a sottrarsi alla minaccia. Il G5 non è agile come la maggior parte degli aerei da guerra, ma ha qualche asso nella manica. L'aereo farà un atterraggio ripido, scendendo più velocemente possibile per eludere eventuali attacchi. Questo tipo di atterraggio è un rischio calcolato. Anche se toccheranno terra senza problemi, i piloti dovranno cercare di arrestare la corsa di questi 270.000 kg di metallo prima che la pista finisca. A Balad è mezzogiorno e il G5 ha un lavoro da fare e in fretta. Il livello di rischio qui è ancora alto, perciò tenete d'occhio tutti, non solo in zona di combattimento, ma anche per via dello stress e della disidratazione. Bene, mi raccomando allora, andiamo. Tutto ciò che conta ora è la velocità. Non si tratta solo di rispettare i tempi, ma di restare vivi. L'atterraggio può essere un momento pericoloso, ma almeno in aria l'aereo ha una via di fuga. A terra, invece, durante le operazioni, il C5 è un'enorme e facile preda. Altri aerei, come i caccia F-16, vengono messi a riparo in bunker di cemento. Ma non ci sono bunker abbastanza grandi per il C5. Bisogna quindi scaricarlo in pista, nel bel mezzo di una zona di guerra. Per il nemico questo apparecchio da 150 milioni di dollari è un mega serbatoio di carburante che aspetta solo di saltare in aria.
A causa dei rischi per l'aereo e il personale, la base vuole che il C-5 torni in volo al più presto possibile. Ne arriva un altro! La squadra ha 2 ore per scaricare le piastre di protezione e caricare una nuova spedizione. Dovranno muoversi rapidamente ed essere pronti a tutto. Intanto si avvicinano dei mezzi da carico. Questi veicoli speciali sono chiamati tonner. Possono trasportare fino a 6 bancali, ognuno del peso di 27 tonnellate. Per velocizzare le operazioni, il tonner si collega alla stiva e tutti i bancali vengono scaricati in fila indiana. I tonner si allontanano. L'operazione ha portato via solo 50 minuti sui 120 a disposizione. Ma ora c'è da affrontare una nuova prova. Caricare la spedizione sconosciuta. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Ma tutti sperano che non sia troppo difficile. L'addetto al carico porta la notizia. È il motore danneggiato di un F-16, grosso e voluminoso. Bisogna farlo salire sulla rampa. È lungo 4 metri e mezzo e ha un diametro di circa 1 metro. È quasi come una piccola barca. Sotto questo rivestimento di protezione c'è il segreto della forza del caccia F-16. Questo motore deve essere riparato e tornare in servizio. E presto anche. Il C-5 è progettato proprio per questo tipo di articoli fuori misura. Ma ciò non rende più facile caricare l'enorme reattore. Ora si trova sopra un carrello e deve essere trainato davanti al muso dell'aereo. Manca meno di 1 ora al decollo ed è il momento in cui la squadra deve dare il meglio di sé. Il C-5 apre la bocca. È pronto per il carico. Lo portiamo su? L'equipaggio deve spingere il pezzo dell'F-16 sopra la rampa. Non siete allineati. Ma soprattutto devono bilanciare il motore dell'F-16 col peso delle 2 ali e le cataste dei bancali. Il motore pesa solo 1800 kg. Per il C-5 è un carico abbastanza leggero. Raddrizza, raddrizza! Invece è molto pesante per quelli che lo stanno spingendo. Per mantenere in equilibrio il C-5, il megamotore sarà posizionato verso la parte anteriore della zona di carico, con i bancali sul lato opposto. Ferma qui! Controllata la stabilità, l'equipaggio blocca tutto con delle pesanti catene. Ma il reattore non è l'unica cosa che l'enorme aereo porterà indietro. All'esterno si sta radunando un plotone. Per loro è il momento di lasciare l'Iraq e il C-5 darà loro un passaggio. I soldati salgono la scaletta dell'aereo. Ora ci sono tutti. A sole 2 ore dall'atterraggio, per l'enorme aereo è giunta l'ora di completare la missione. Il comandante chiama a rapporto i suoi uomini. Qualcuno sta poco bene? Non c'è tempo per riposarsi. Le vite dei 72 soldati a bordo sono affidate al gigantesco aereo e al suo equipaggio. Non mollate adesso, abbiamo un'ultima cosa da fare. Quando avremo finito qui, i piloti saliranno in cabina e saremo pronti ad andarcene. I piloti scrutano l'orizzonte per cercare lo spazio aereo più sicuro. I 4 potenti reattori rombano sulla pista. Il C-5 scatta in avanti con i suoi 76.000 kg di spinta. E decolla. Il mega aereo si dirige ad est. La sua missione sta per concludersi. Ogni volta veniamo per uno scopo preciso. C'è sempre qualcuno che ha bisogno di quello che portiamo.
Ci sentiamo importanti quando riusciamo a fare bene la nostra parte, così come loro la fanno laggiù. Dopo giorni di lavoro, il grande aereo si avvicina finalmente a casa. È notte fonda e le luci della base di Dover sembrano salutare con un caldo bagliore. Qui controllo, vi diamo il benvenuto a Dover. Qui sono le 2 di notte. Il Galaxy C5 atterra elegantemente sulla pista avvolta dalla nebbia. Un gruppo di operai lo attende. Sono solo una parte del grande esercito di uomini e donne che hanno reso possibile la missione del mega aereo. Il Galaxy viene scaricato. È l'ultima di una serie di operazioni che hanno condotto in Iraq un carico di equipaggiamenti da difesa e fatto rientrare un reparto di soldati. L'enorme stazza del C5, la sua potenza eccezionale e l'incredibile robustezza hanno permesso di eseguire un'operazione che nessun altro aereo avrebbe mai potuto compiere. Anche se è stato necessario il faticoso impegno del suo equipaggio, questo gigante del cielo ha dato a tutti l'opportunità di essere parte di qualcosa di grande, di molto più grande di loro.